Due imputati, due condanne ed una nuova indagata. Questo il risultato di oltre sei ore di Camera di Consiglio dei giudici per emettere la sentenza nel processo sull'omicidio di Ismaele Lulli. Ergastolo per il suo assassino, Igli Meta, e 28 anni e 4 mesi al suo palo, Mario Mema, ed una richiesta di indagare Ambera per concorso in omicidio premeditato. Premeditazione riconosciuta per Igli, che gli ha sferrato i colpi mortali, e non per Mario, ed esclusa per entrambi l'aggravante delle sevizie. Resa giustizia affermando la responsabilità di entrambi i ragazzi, come noi avevamo chiesto. Per quanto riguarda la misura della pena, è certamente una pena severa, ma occorre anche considerare che il crimine è stato terribile. E bisogna anche considerare che non c'è futuro per Ismaele. Igli Meta, albanese, come Mario, spacciatore di stupefacenti, accecato proprio dalla gelosia dopo che la sua fidanzata, appunto Ambera, gli aveva detto della relazione con il 19enne di Sant'Angelo. In un primo momento si è accusato di tutto, poi, dopo qualche mese, ha ritrattato e ha accusato il suo complice di aver finito il lavoro e di aver gettato via il coltello. Su questo e sul ruolo di Ambera si è basata la difesa del suo pool di avvocati, che non capiscono ora il ripescaggio da parte dei giudici del ruolo della fidanzata. Non capiamo perché non ci sia stato consentito di portare Ambera in aula, che era la sede naturale dove avremmo formulato determinate domande, però nello stesso momento il collegio trasmette gli atti alla procura. C'è qualcosa qua che ci fa riflettere. Perché a questo punto noi riteniamo comincia allora a vacillare un po' l'attendibilità di Sari Ambera. Mario ha sempre negato però di aver inferto alcun colpo ad Ismaele e di aver avuto solo un ruolo di comprimario, cosa peraltro riconosciuta dalla Corte vista la diversità della pena. 27 anni senza premeditazione più un anno e 4 mesi per spaccio di droga, che avrebbe comunque assistito inerme all'esecuzione di Ismaele ed aiutato poi ad occultarne il cadavere. Ma la sentenza dal suo difensore è definita pesante. Prima bisogna leggere la motivazione, dopodiché leggeremo, sapremo anche il perché di questa condanna che sinceramente io non mi aspettavo. Alla lettura della sentenza la mamma di Mario cede alle lacrime e alla disperazione, piange prima e piange dopo ed esce, sorretta dai parenti, senza dire nulla. Anche la mamma di Ismaele esce dall'aula senza proferire nessun commento. Lei, sempre disponibile, la lunga giornata però l'ha stremata e l'ha provata fortemente. Ed è stata l'ultima ad uscire dall'aula della corte d'assise, dopo che gli sono sfilati davanti l'assassino e il complice di suo figlio. Seguendoli con lo sguardo, fermo e fiero di una madre, che ha chiesto giustizia e che non ha paura di guardare in faccia i carnefici del suo ragazzo. Ma alla fine cede anche lei alla stanchezza ed affida al giorno dopo un suo commento sui social, condividendo il post di una sua amica. Giustizia è stata fatta. Riposa in pace, piccolo angelo.